il treno regionale 12081, proveniente da Pescara Centrale e diretto a Termoli, delle ore 14:37. Arriverà al binario 2 con un ritardo previsto di 55 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Per 4 ore la circolazione ferroviaria è stata bloccata dopo che una telefonata anonima ha fatto scattare l'allarme per una presunta bomba sotto la galleria che collega il porto di Vasto a Vasto San Salvo. Già dalle 14:30 sul sito di Ferrovie dello Stato è stato inserito l'annuncio che indicava come i treni fossero rimasti bloccati. Per molte ore quindi sulla dorsale adriatica treni fermi nelle stazioni con i passeggeri che non hanno potuto raggiungere le loro destinazioni. In molti casi per i treni regionali sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi, nulla da fare invece per i passeggeri degli intercity che dovevano percorrere tratte più lunghe. Per loro è stato necessario attendere il segnale di via libera dato dagli artificieri che si sono recati sotto la galleria per verificare se ci fosse davvero un ordigno. Così non è stato e alla fine, dopo una lunga attesa e tanta pazienza da parte dei passeggeri, la circolazione è stata riaperta. Per tutto il pomeriggio le forze dell'ordine hanno vigilato sulla sicurezza dei passeggeri e coordinato le operazioni di controllo. In campo anche la protezione civile del gruppo comunale di Vasto, che ha distribuito acqua ai passeggeri, in particolare fermi nella stazione del porto di Vasto. Un anno fa un analogo episodio tenne bloccate la circolazione ferroviaria per 5 ore. Anche in quel caso, dopo gli accurati controlli degli artificieri, l'allarme si era rivelato falso e quindi la circolazione ferroviaria, pur con molte difficoltà legate ai ritardi e ai tanti treni sorpressi, poté ripartire. Anche in questo caso sono tante le persone che, recatesi nelle stazioni, hanno deciso di rimandare a domani il loro viaggio.